Eclisse solare del 6 giugno 1891 e teoria mareosismica. Dall'eclisse solare del 6 giugno 1891, nota del professor Giulio Grabowitz. Questi sono dei calcoli relativi all'eclisse solare del 1891, da cui ho ricavato i numeri ricorrenti di Ramanujan, uno di essi è il numero vicinissimo al rapporto aureo, l'altro è il numero vicinissimo a Z2 che è pi greco al quadrato fratto 6, ora, dall'attrazione lunisolare in relazione con i fenomeni mareosismici, sempre del professor Giulio Grabowitz del 1877, viene detto quanto segue. Le ore della marea lunare si riferiscono alle posizioni di 3 giorni prima. Un massimo avviene 2 o 3 giorni prima delle sizzige, quindi delle maree che si hanno quando c'è novilunio o plenilunio, ed un minimo 3 giorni dopo le sizzige. Un massimo secondario alle sizzige, cioè durante il periodo di luna nuova e luna piena, ed un minimo secondario alle quadrature. Le quadrature sarebbe primo quarto e ultimo quarto. Un altro massimo avviene 6 giorni dopo l'apogeo. L'apogeo sarebbe il punto dove, quando la Luna è più distante dalla Terra. E un massimo secondario l'indomani del perigeo, cioè il giorno dopo di quando la Luna è più vicina, la distanza della Luna è più vicina. La Luna ha una distanza minore dalla Terra. Un altro massimo 2 o 3 giorni prima del nodo con l'equatore terrestre, un massimo secondario il giorno dopo del nodo. Quindi diciamo i più importanti sono il massimo che avviene 2 o 3 giorni prima delle sizzige e il massimo che avviene 6 giorni dopo l'apogeo, quindi quando la Luna è più distante dalla Terra, e un massimo secondario che avviene il giorno dopo il perigeo, cioè quando la Luna è più vicina come distanza dalla Terra. L'attività microsismica subisce un salto 4 giorni prima del nodo. I moti microsismici toccano il massimo principale nelle epoche intermedie tra quadrature e sizzige, come vedremo. Apogeo e perigeo, lunistizie e nodi toccano un massimo secondario nel giorno stesso o l'indomani della massima attrazione. Il massimo delle vibrazioni deve aver luogo 3 giorni circa, 2 o 3 giorni, prima delle sizzige, quindi prima delle lune nuove e lune piene, e del passaggio all'equatore terrestre, e 7 giorni prima del perigeo, quindi di quando la Luna è a una distanza più vicina alla Terra. Poi continua sempre il professor Giulio Grabowitz. Il fenomeno a cui sarebbe necessario dirigere la massima attenzione è quello conosciuto da lungo tempo dagli astronomi col nome di deviazione dalla verticale. Sono ben persuaso che il principale agente sia il calore solare, che esercita effetti fisico-meccanici sui fabbricati e sulla parte superficiale del suolo, ma ritengo d'altra parte che anche l'attrazione degli astri abbia un effetto, benché meno pronunciato. Adesso noi abbiamo fatto il calcolo appunto dalla data dell'eclisse del 6 giugno 1891. Dal 6 giugno 1891, se togliamo un ciclo di Saros, cioè 18 anni, 11 giorni, 8 ore e 42 minuti, abbiamo come risultato 25 maggio 1873. Ed ancora, a 25 maggio 1873, se togliamo un altro ciclo di Saros, quindi altri 18 anni, 11 giorni, 8 ore e 42 minuti, come risultato abbiamo 13 maggio 1855. Se andiamo a vedere su fasi lunari o eclissi del 1855, troviamo che in data 16 maggio 1855 ci fu un'eclissi solare. Quindi la differenza rispetto al calcolo fatto da noi, togliendo 2 cicli di Saros, è di soli 3 giorni. Questi sono dovuti al fatto degli anni bisestili. Ora, facciamo ora l'inverso.
Partiamo dal 16 maggio 1895 e aggiungiamo un ciclo di SARS, cioè 18 anni, 11 giorni, 8 ore e 42 minuti. Otteniamo il 27 maggio 1873, a cui aggiungendo un altro ciclo di SARS, cioè sempre 18 anni, 11 giorni, 8 ore e 42 minuti, otteniamo 7 giugno 1891. Abbiamo visto che l'eclissi, studiata da Giulio Grabowitz, fu nel 6 giugno 1891, quindi una sfasatura di un giorno. Ora, l'eclissi solare del 1855 c'è stato uno il 16 maggio e uno il 9 novembre. Nel 1873-75, in questo triennio, ce ne sono state ben 6. 2 il 1873, 2 il 1874 e 2 il 1875, precisamente il 26 maggio 1873, il 20 novembre 1873, il 16 aprile 1874, il 10 ottobre 1874, il 6 aprile 1875, il 29 settembre 1875. Ed infine 1891, quello appunto che, da cui siamo partiti, di cui abbiamo fatto vedere anche i calcoli che ha svolto Grabowitz e che abbiamo svolto anche noi, del 6 giugno 1891. Ora vediamo rispetto a questi anni, 1855, 1873, 1874, 1875, 1891, i vari terremoti più forti che sono stati nella zona Italia confini. Nel 1855 ci sono stati i terremoti il 26, il 28 gennaio all'Etna e a Cosenza, il 13, il 18 febbraio a Tarentais e in Carinzia, Villach, il 1 aprile a Leuc, l'11 giugno a Cagliari, il 29 giugno a Colle Albani, il 25 luglio Vallese, Staudinger, Visp, e lo stesso dicasi il 26 luglio e il 27 luglio. Ancora 28 luglio, sempre Staudinger, Visp, ancora l'8 agosto, il 9 agosto, il 10, il 12, il 13 agosto, il 14 agosto, il 18 agosto, il 23 agosto, il 24 agosto, il 25, il 26, il 29 agosto, il 2 settembre, il 5 settembre, il 12 settembre. Attenzione, adesso da qui ritorna di nuovo al meridione d'Italia, nel Cosentino, in provincia di Cosenza, il 17 settembre. Poi risale il 20 settembre di nuovo a Staudinger-Visp. Il 20 settembre di nuovo in Calabria, nella zona di Cosenza, il 26 settembre ancora a Staudinger-Visp. A ottobre 1855 nel canale di Sicilia, il 9 ottobre ancora a Staudinger-Visp. Lo stesso il 16 ottobre, il 17 ottobre, il 21 ottobre, il 24 ottobre, il 27 ottobre, il 28 ottobre, il 30 ottobre, il 1 novembre, il 2 novembre, il 6 novembre, il 7 novembre, l'8 novembre. Dopodiché ancora al sud del meridione d'Italia, canale di Sicilia, l'8 novembre, il 13 novembre ancora a Staudinger-Visp, il 16 novembre, il 17 il 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23, il 25, il 26, il 27, il 30 novembre e infine il 1 dicembre, il 7 dicembre, il 9 dicembre, il 10, l'11, il 17, il 20 dicembre, il 26 dicembre, il 30 dicembre, il 31 dicembre, sempre Staudinger-Visp. E così si conclude questo anno in cui questa zona è stata, diciamo, tormentata da un'attività sismica non indifferente. Un attimo solo che voglio vedere una cosa. Sì, praticamente la zona della Svizzera. Svizzera. Staudinger quindi è in Svizzera, quindi ci fu una sequenza di terremoti
che è durata per vari mesi in questa zona della Svizzera confinante l'Italia. E qua è tutto riportato quello che abbiamo detto. Riguardo il 1873, l'8 gennaio in Slovenia, 156 km da Trieste, il 12 marzo il terribile terremoto dell'Appennino marchigiano, il 19 aprile del 1873 nella costa croata settentrionale, il 16 maggio nel Reggiano, il 21 maggio a Moncalieri, Torino, il 28 giugno in Slovenia, a Ljubljana, il 29 giugno al Pago Canziglio, vediamo, al Pago Canziglio. Provincia di Belluno in Veneto. Valcomino, 12 luglio 1873, Abruzzo, Biellese, Piemonte, Moncalieri, 3 agosto, Biellese, nel Biellese, il 20 agosto Moncalieri, Torino, l'11 settembre Cosenza, quindi il sud, quindi dal nord, ecco, andiamo in Calabria, 17 settembre Appennino Tosco-Ligure, il 20 settembre Moncalieri, sempre Torino, il 6 novembre Belluno, il 3 dicembre Moncalieri, Torino, e ancora il 3 dicembre Moncalieri, Torino. E infine il 13 dicembre Mignano, Montelungo, nella zona a confine tra Caserta, il Casertano e il Lazio. E questi sono i vari, le varie date con le varie fasi lunari. 1874, 23 gennaio Casamicciola, 3 febbraio Maceratese, quindi nelle Marche, il 24 febbraio nell'Aquilano, quindi in Abruzzo, 4 aprile Poschiavo, vediamo. Sempre in Svizzera, il 10 aprile Moncalieri, Torino, il 29 aprile Ardez, andiamo. Sempre in Svizzera. Il 19 luglio Canale di Sicilia, il 20 luglio Canale di Sicilia, quindi ancora sempre nel meridione d'Italia, quindi dalla Svizzera ritornato in meridione d'Italia, il 30 agosto ancora versante settentrionale, il 19, 20 e 21 settembre a sud-est della Sicilia, il 7 ottobre nell'Imolese, il 1 dicembre nel Vallese, il 6 dicembre Valcomino ancora in Abruzzo e il 7 dicembre Ciuri. Praticamente sempre in Svizzera. E queste sono le varie fasi lunari. Infine nel 1875, il 7 gennaio Etna, quindi parte dal sud Italia, per arrivare il 10 gennaio al Portico di Romagna. L'11 febbraio a Europa, nel Biellese, ancora l'11 febbraio nel Biellese, 13 febbraio ad Ivrea, 14 febbraio Canavese, 14 febbraio Sils, 15 febbraio Ivrea, 17 marzo Costa Romagnola, 22 giugno Moncalieri, Torino, 13 luglio Isola d'Ischia, ritorniamo a sud, 23 luglio Vercelli, ritorniamo al nord, 10 ottobre Moncalieri, Torino, 14 ottobre Tarantaise, 24 ottobre Belluno, sempre la provincia di sempre Piemonte, 6 dicembre Gargano e 25 dicembre Davos. Davos, vediamo un po'. Sempre in Svizzera.
queste sono le varie fasi lunari. Infine il 1891, la data in cui c'è stata l'eclissi a giugno, 16 gennaio Salina, Isole Eolie, quindi meridione, estremo meridione d'Italia, 20 gennaio Vallese, dovrebbe essere sempre la zona Svizzera, 26 gennaio ritorniamo giù, Stromboli, 28 febbraio Adelboden, 24 aprile Pescia, 9 maggio Val Roveto, 28 maggio Alessandrino, 7 giugno Valle di Lasi, 7 giugno Vevey, 15 giugno Peschiera, 27 giugno torniamo giù, Salina, Isole Eolie, 27 giugno, 27 giugno, 11 luglio, 14 luglio Trevi, 1 agosto Lugo, 5 agosto Piemonte Cuneo, 31 agosto Stromboli, quindi da Piemonte ritorniamo di nuovo giù in Sicilia, nelle Isole Eolie. 1 ottobre Pignataro, Casertano, 13 ottobre Bassa Engadina, Scuola, 17 ottobre Isola di Pantelleria, 25 ottobre Sils Maria, 2 novembre Postojna, 8 dicembre Alta Valtiberina, 20 dicembre Val d'Ossola, 22 dicembre Val Tellina. E queste sono le varie fasi lunari. Se andiamo a vedere le fasi lunari e i terremoti, corrispondono alla perfezione a quanto dice il Grablowitz, cioè che praticamente i moti microsismici toccano il massimo principale nelle epoche intermedie tra quadrature e sizzige. Toccano un massimo secondario nel giorno stesso l'indomani della massima attrazione. Il massimo delle vibrazioni deve aver luogo 3 giorni circa prima delle sizzige e del passaggio all'equatore terrestre 7 giorni prima del perigeo. Quanto detto si verifica in maniera costante in tutta in quella messe dei dati che poc'anzi vi ho letto. Riguardo l'attività solare, questo è il ciclo dell'attività solare. Ho voluto evidenziare il 1855 e il 1873 e 1875. 1855 c'è stato un minimo dell'attività solare, mentre nel periodo 1873-1875 c'è stato un massimo, vedete, dell'attività solare. Minimo, quindi qua è massimo. E in entrambi i casi ci sono stati eventi sismici, sia nel minimo dell'attività solare, sia durante il massimo dell'attività solare, in quanto in quei periodi comunque vengono inviati sulla Terra cariche elettricamente cariche che danno luogo a quei fenomeni detti luce aurorali, anche aurore boreali. Quindi si hanno effetti di magnetostrizione sulle rocce e conseguenti rotture laddove l'equilibrio già è instabile o l'energia già è sul punto di essere scaricata, l'energia che si è accumulata nel tempo. Andiamo adesso all'osservazione e conclusione. I fenomeni elettromagnetici accompagnano periodi di terremoti e in quel periodo spesso prendono il posto dei moti telluriche. A volte invece di venire terremoti si hanno soltanto per esempio i fenomeni di aurore boreali, luci boreali. Inoltre prevalgono ogni anno durante 1 o 2 mesi che scelgono tra marzo e maggio o al più tardi tra giugno e luglio e questi sarebbe una sorta di onda stagionale dei terremoti. L'attività del Sole è il centro dei fenomeni elettromagnetici. Questo è quanto afferma il professor Michele Stefano De Rossi nella sua Meteorologia endogena. Ricordiamo che la forza di marea, usata generalmente a plurale, forze di marea, forze, e anche con l'espressione effetti di marea, è un effetto secondario della forza di gravità. Gli effetti delle maree di corpi diversi possono sommarsi, come nel caso dell'allineamento tra la Luna e il Sole, che dà origine a intense maree sizzigiali, quindi quando c'è il novilunio e il plenilunio. L'indubbia correlazione che il professor De Rossi ha avvertito tra i terremoti di Corleone in Sicilia e quelli di Montebaldo dello scorso anno, stiamo parlando del periodo in cui è stata scritta diciamo, è stata scritta,
è stata descritta tale fenomeno, ha spinto a prestare particolare attenzione anche a questi ultimi. Frugando negli annuari scientifici, dice il De Rossi, ho trovato le date precise dei terremoti più forti avvertiti nel 1866 alle pendici del Monte Baldo, cioè 13 giugno, 11 agosto, 7-8 novembre, che corrispondono ai nuovi luni, quindi nel periodo delle maree di Sizilia. Nel 1870 vi si svegliò l'attività sismica, ma non conosco le date, dice sempre il De Rossi. Nel 1876, quindi dopo la nostra ricerca che abbiamo fatto dal 1873 al 1875, la prima forte scossa si verificò il 23 aprile, cioè la vigilia della luna nuova, con il perigeo avvenuto il 26. Le scosse preparate dalla luna nuova continuarono fino al 29, poi la frequenza diminuì fino al 4 maggio e già sembrava aver lasciato in pace quelle popolazioni, salvo che la successiva coincidenza della luna nuova con il perigeo e con una forte declinazione settentrionale, nella quale posizione, come ho già detto, uno dei due passaggi al meridiano, occasione energetica di terremoto, mi ha fornito tale indizio di risveglio, probabilmente su un territorio maggiore, che qui mi sono preparato a un'attenta sorveglianza per non perdere le fasi più importanti del fenomeno, quando questo si è verificato. Ho accennato a questa probabilità al professor Don Timoteo Bertelli di Firenze, nella mia lettera del 1 maggio, al professor Goiran di Verona in una lettera dello stesso 12. La giornata critica trascorsa altrimenti pacificamente a Trieste, non così sul Monte Baldo, dove le scosse sono riprese il 22 e sono continuate il 23, per ripetersi il 29. Contemporaneamente a Corleone, in Sicilia, l'attività che sembrava quasi spenta dal 10 si è risvegliata con una scossa il 20, 1 il 21, 4 il 24 e con grande energia il 25. Il 22 maggio, vigilia del novilunio, Maria di Sizige, si verificò il fortissimo terremoto anche di Spoleto e al momento del novilunio in questione non vi fu, si può dire, regione dell'Appennino in cui non si manifestasse attività sismica con maggiore o minore forza, come si evince dal bollettino. Nel Monte Baldo ci fu tregua nel mese di giugno. In luglio le scosse ripresero il giorno dopo il plenilunio e continuarono poi senza interruzione nei mesi successivi. Si notarono scosse il 7 agosto, il 5 settembre, il 9 ottobre e il 4 novembre, cioè sempre 1 o 2 giorni dopo la luna piena. È singolare che il 22 e 23 maggio, mentre il resto d'Italia tremava, a Corleone in Sicilia ci sia stata una tregua e poi un immediato risveglio. Ed altrettanto significativa è la tregua avvenuta nei novi luni successivi a Monte Baldo nei confronti dell'energia. Si manifestò contemporaneamente a Corleone, in Sicilia, dove le forze endogene furono trasportate da effetti geologico-meccanici che non è mio compito erudire. Nel 1870, per quanto ricordo, il periodo sismico del Monte Baldo pose fine a quello di Monte Nevoso, Alpi Giulia. Ciò è iniziato il 28 febbraio con una forte scossa alle ore 12:20. Il giorno successivo le scosse si ripeterono e così anche nel giorno di Luna Nuova, il 2 marzo, e successivi. Dopo una tregua di 15 giorni si avvertì uno shock, quindi una scossa, durante la luna piena. Poi ci furono altre scosse di cui non potevo sapere la data. Quelli che hanno attirato la mia attenzione e sono stati più forti si sono verificati il 28 aprile, vigilia della luna nuova, il 10 maggio, il 15 maggio, luna piena, il 2 giugno, vicino alla luna nuova, e diversi tra i 13 e il 19 giugno, periodo di luna piena. Poi l'attività si spense laggiù e sorse sul Monte Baldo. Il Monte Nevoso, nelle Alpi Giulie, fu frequentemente soggetto a terremoti. In tempi relativamente recenti si ebbe un lungo periodo, dal novembre 1750 al maggio 1753, e nel 1838 le popolazioni rimasero in sospeso per 3 mesi. L'area locale comprende la città di Fiume, e anche nei piccoli terremoti che qui di tanto in tanto si verificano, ho osservato una decisa prevalenza di Sizige, cioè durante i periodi di luna nuova e luna piena. Da ciò vediamo che alcuni periodi sismici, pur limitati entro confini molto ristretti, possono essere effetto di una grande causa tellurica. Ho tenuto in particolar considerazione il periodo corleonese, quindi della siciliano, perché uno dei pochi le cui fasi sono state attentamente studiate e da cui emerge un numero di scosse sufficientemente ampio per trarre conseguenze positive. C'è un altro periodo sismico di recente memoria ben studiato, quello di Belluno, Piemonte. La relazione esistente tra esso e le posizioni lunari
non ha bisogno di mie dimostrazioni, perché l'illustre Falb lo ha dimostrato in quanto aveva previsto sulla base delle sue teorie il ritorno del fenomeno anche nel corso del periodo stesso. Forse tutti i fenomeni sismici che si verificano in Italia hanno come causa, se non diretta, almeno determinante l'azione degli astri, ma se da un lato la mancanza di osservazioni sufficienti non consente studi molto estesi, dall'altro, con la traslocazione che spesso avviene nei centri sismici, distolgono l'attenzione degli investigatori tanto da non permettere loro di intravedere gli effetti di una grande causa comune in fenomeni isolati. È auspicabile che l'invito rivolto più volte dal professor Cavalier De Rossi per ottenere il maggior numero possibile di segnalazioni sui fenomeni sismici deve essere ascoltato da chi ha a cuore il progresso della scienza e che nessuno si astenga dal comunicare osservazioni, anche crude, di tali fenomeni, il cui ricordo, senza questo, potrebbe andare perduto a scapito della scienza. Questo che abbiamo letto è dall'attrazione lunisolare in relazione coi fenomeni mariosismici, studi dimostrativi di Giulio Grabowitz, 1877. Conclusione. Mentre l'attività del Sole è il centro dei fenomeni elettromagnetici, la forza di marea, quindi l'attrazione lunisolare, è un effetto secondario della forza di gravità. L'aurora boreale, ad esempio, è un fenomeno caratterizzato visivamente da fasce luminose, che assumono un'ampia gamma di forme e colori rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio, solitamente di colore rosso, verde e blu, chiamate archi aurorali, causati dall'interazione di particelle cariche, protoni ed elettroni di origine solare, vento solare, con la ionosfera terrestre, atmosfera compresa tra 100 e 500 km. Queste particelle eccitano gli atomi dell'atmosfera che successivamente, disercitandosi, emettono luce di varia lunghezza d'onda. L'attività solare è una fonte di emissione di onde elettromagnetiche e di particelle elettricamente cariche. L'attrazione lunisolare è un effetto secondario della forza di gravità. È possibile quindi ipotizzare un collegamento, seppur indiretto, tra questi fenomeni e le onde gravitazionali, che tra l'altro viaggiano con velocità pari alla velocità della luce, così come le onde elettromagnetiche. Esiste quindi una connessione puramente matematica tra le onde sismiche e le onde gravitazionali. Ecco, da quanto abbiamo appena letto e descritto, possiamo notare, riguardo le osservazioni e conclusioni, come il professor Giulio Grabowitz era convinto, oltre che i fenomeni elettromagnetici che accompagnano i periodi di terremoto e che praticamente sono di origine solare, quindi dovuti alla fisica solare, all'attività solare, le forze di marea, quindi con i periodi di plenilunio e di novilunio e anche di luna perigea, erano già a quel tempo oggetto di studio, quindi in quella che poi, in quel trattatello, come lui lo chiama, che è dell'attrazione lunisolare in relazione con i fenomeni mariosismici. Quindi venivano definiti fenomeni mariosismici. Il terremoto è un fenomeno, era considerato e può essere ancora considerato un fenomeno connesso alle maree e all'attività solare. Se questa teoria, come sembra che stia succedendo, ottiene ulteriori conferme e viene messo a punto un modello matematico, da prima statistico, successivamente deterministico, di previsione dei fenomeni endogeni, quindi anche dei terremoti, sarebbe il coronamento, sarebbe il successo della ragione umana e soprattutto della scienza. Quindi andrebbe ad arricchire un capitolo della scienza, o meglio un settore della scienza, quale è la geofisica, un capitolo del quale la sismologia è quello che si occupa dello studio dei terremoti. Andrebbe ad arricchire tale disciplina in quanto la previsione di un fenomeno come il terremoto, seppur all'inizio potrebbe essere soltanto importante dal punto di vista scientifico, se sviluppata, approfondita e organizzata in modo tale, come
oggi succede per le previsioni meteorologiche, potrebbe in un futuro non troppo lontano giungere a uno sviluppo tale da consentire allo studioso e all'equipe che sorvegliano tutta la sismicità e il vulcanesimo della penisola italiana, darebbe, dicevo, la possibilità ai vari studiosi di prevedere con congruo anticipo lo scatenarsi di un massimo sismico o di un incremento dell'attività dei vulcani che sono attualmente attivi e prossimi a un'eruzione esplosivo e fusivo. Questo col solo, ripeto, una teoria sviluppata 147 anni fa, ritenuta tuttora da diverse persone della comunità scientifica valida e degna di essere approfondita in quanto matematicamente coerente e fisicamente, e anche matematicamente e fisicamente coerente, ma soprattutto una teoria che vede come principale protagonista la gravità. La gravità che in questo caso è connessa alle forze mareali che in sintonia con l'aumento dell'attività solare, con i fenomeni connessi ad essa, quali le luci aurorali, le aurore boreali, gli effetti di magneto, quindi gli effetti sia nell'ambito dell'atmosfera che della crosta terrestre, effetti dovuti a queste tempeste magnetiche che investono il nostro globo terrestre. Quindi vi dicevo, insieme ai fenomeni mareali provocati dall'attrazione lunisolare, concorrono a determinare il momento di rottura, il momento in cui la faglia o la roccia sottoposta già a una determinata pressione e vicino al punto di rottura si rompe definitivamente e scarica l'energia che ha accumulato al suo interno. Energia che viene scaricata attraverso la rottura della roccia o della faglia e quindi noi avvertiamo come terremoto. Questo è quindi quello che volevamo dire nel video che abbiamo presentato oggi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, esaustivo. Nel caso potete leggere sempre quello che è scritto, nelle varie pagine di cui si compone il video. Quindi abbiate pazienza nel caso non ci fosse stata eccessiva chiarezza nell'esposizione. Vi ringrazio sempre dell'attenzione, vi ringrazio delle iscrizioni che continuano ad arrivare, delle visualizzazioni che sono importanti affinché il canale possa continuare a diffondere la cultura e nell'ambito della matematica e della fisica e nell'ambito di quella disciplina che è la geofisica e che si occupa in questo caso della sismologia volta a ricercare un modello di previsione dei fenomeni endogeni. Grazie.